ringraziamento che è doveroso anzitutto a Sua Eccellenza Riccardo Fontana e alla Commissione regionale per la cultura e le comunicazioni sociali che ha pensato e ha voluto e organizzato concretamente questo appuntamento. Davvero grazie Don Riccardo, grazie a tutti voi. Un grazie ai due relatori principali, il Presidente Davide Sassoli e il Padre Christoph Theobald, che è ammirevole padre lei. È rarissimo che un relatore resti fino al termine di un convegno impegnativo come è stato quello di oggi. Grazie, grazie davvero. Grazie. E poi agli altri che sono intervenuti, Monsignor Pretà, il professor Fabris, insomma tutti coloro che ci hanno proposto motivi di riflessione, chi ha preparato i video, e grazie a tutti voi che avete partecipato per la disponibilità a condividere questo momento di riflessione e per l'apporto di esperienze che avete offerto. Il senso di questo incontro è stato ben indicato fin dall'invito di presentazione. Un incontro che voleva essere, vuole essere una risposta delle chiese della Toscana a non lasciar cadere contenuti e indicazioni consegnati dal Papa alla Chiesa in Italia giusto 4 anni fa, qui a Firenze, per trarne tracce d'impegno per le nostre chiese nell'annuncio e nella testimonianza del Vangelo nel cambiamento d'epoca in atto. Più volte Papa Francesco è tornato a indicare in quel discorso un punto di confronto su cui impegnarci a riflettere, per individuare modalità di attuazione nel concreto della vita delle nostre chiese e del nostro Paese. Su questo compito, peraltro, concludeva il Papa il suo discorso fiorentino, chiedendo in ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare in modo sinodale un approfondimento dell'Evangelii Gaudium per trarre da essa criteri pratici per attuare le sue disposizioni, specialmente sulle 3 o 4 priorità che avrete individuato in questo convegno. Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento creativo per concretizzare questo studio, e a questo seguiva un appello a quello che il Papa definiva il genio del cristianesimo italiano. La sintonia profonda con le attese del Santo Padre è un carattere non secondario delle nostre chiese, da sempre vincolate da una volontà di comunione con il successore di Pietro. Primo punto di riflessione. L'ho intitolato così: non scontri ideologici né strutture di potere. Penso che sia opportuno ribadire la modalità che ha voluto assumere il nostro confronto, dal momento che tra i molti contenuti del discorso di Papa Francesco ha inteso focalizzare il richiamo ai sentimenti di Cristo Gesù quali tratti fondativi di un nuovo umanesimo. Con questa scelta il Papa, e noi oggi con lui, abbiamo voluto evitare di pensare che il confronto con la postmodernità possa prendere la strada di una costruzione dottrinale da mettersi a confronto con il pensiero corrente. Non che i contenuti del sapere sull'uomo e sul mondo siano per noi meno rilevanti. Lo stesso discorso di Papa Francesco non sfugge al bisogno di offrire orientamenti dottrinali, in particolare quando mette in guardia da due possibili derive del pensiero e quindi dell'agire, quali il pelagianesimo e lo gnosticismo. Ma, sembra dirci il Papa, la doverosa chiarezza dottrinale non va perseguita per se stessa, bensì come strumento per illuminare una forma esistenziale, personale e comunitaria, capace di dare significato di fede al nostro tempo, un cristianesimo
come stile, direbbe padre Theobald, una messa in forma della nostra fede nella concretezza dell'esistenza. Lo scontro dottrinale e ideologico ha caratterizzato per quasi due secoli il rapporto del cattolicesimo con la modernità, con esiti di reciproca estraneità che non ha giovato a nessuno dei due soggetti, né al cattolicesimo né alla modernità. Sarebbe grave se pensassimo di poter replicare lo stesso schema nei confronti del postmoderno, le cui forme di pensiero, peraltro, hanno caratteri di tale fluidità, fino allo scomparire del pensiero in una ricerca dell'atto che non si premura di esigere né radici, né ragioni, né scopi. Rischieremo una battaglia contro i mulini a vento, senza mai riuscire a cogliere un obiettivo che ci appare infatti così poco provvisto di identità e sempre sfuggente. C'è da ritenere che il pensiero che ci circonda non debba essere inteso per sé come un nemico della fede. Il pensiero che ci circonda è l'ambiente nel quale ci è chiesto di incarnare la fede nel nostro tempo. L'umano, anche quando assume forme difficili da decifrare, non è mai qualcosa da rinnegare, ma lo spazio in cui dare forma alla fede. È la natura propria della fede cristiana, strettamente connessa con il mistero dell'incarnazione. Un Dio incarnato chiede discepoli che non rifuggano nulla di umano, ma si misurino nel promuoverne la pienezza trascendente che è insita in esso, nell'umano, come un'attesa. In connessione a questo possiamo riprendere quanto ci ha detto il padre Theobald in rapporto alla fede elementare, strettamente connessa con il piano creaturale, l'essere uomini e donne in questo mondo. Occorre superare tendenze diffuse che separano, anche da un punto di vista teologico, il piano creaturale da quello redentivo, con la possibile deriva della riduzione etica della fede. La dimensione storica della redenzione, in quanto evento accaduto e che accade nel mondo, impone che la fede si innesti nella dimensione della creazione. Una dimensione, ci è stato ricordato, che sul versante personale va colta dall'atto della nascita e percorsa nell'età della vita, e sul versante sociale implica un ripensamento del rapporto con la natura alla luce della crisi ecologica e degli sviluppi delle tecno e bioscienze. È un duplice versante che chiede di ripartire dai fondamentali dell'umano, ricerca di senso e prospettive di futuro, in forza di gratuità, relazione, responsabilità e presenza. L'altra possibile impostazione del problema di essere cristiani oggi, che si è voluto evitare da parte del Papa e da noi in questo convegno, è quella di ritenere che l'essere discepolo di Cristo e l'essere Chiesa oggi possano essere il frutto di una progettualità che si affida a strumenti, eventi, istituzioni, prassi che assicurino una presenza rilevante dell'evento cristiano nel mondo. In altri termini, la verità del nostro essere non può essere consegnata all'efficacia del nostro fare. Ci ha detto il Papa, non dobbiamo essere ossessionati dal potere, potere sia nel senso di possesso, ma anche nel senso di stato di potere, anche quando questo prende il volto di un potere utile e funzionale all'immagine sociale della Chiesa, così il Papa. La strada che dobbiamo prendere è quella indicata dal Concilio Vaticano II, la strada del ritorno al Vangelo, come seme gettato nel terreno della storia, come lievito da introdurre nella pasta del mondo. Cristiani e Chiesa più evangelici,
Questa è la meta a cui dobbiamo tendere, sfuggendo alle lusinghe e alle ideologie, delle ideologie e dei poteri. Mi sembra che possa essere utile applicare alla nostra situazione locale quanto Papa Francesco 3 anni fa, nel ricevere il premio Carlo Magno, disse a riguardo dell'Europa. Citazione un po' lunga, ma merita di essere ascoltata. Alla rinascita di un'Europa affaticata, ma ancora ricca di energie e di potenzialità, può e deve contribuire la Chiesa, ci è stato chiesto poco fa. Il suo compito coincide però, quello della Chiesa, con la sua missione, non è che da fare altro rispetto a quello che è la missione, l'annuncio del Vangelo, che oggi più che mai si traduce soprattutto nell'andare incontro alle ferite dell'uomo, portando la presenza forte e semplice di Gesù, la sua misericordia consolante e incoraggiante. Dio desidera abitare tra gli uomini, ma può farlo solo attraverso uomini e donne che, come i grandi evangelizzatori del continente, oggi è San Colombano tra l'altro, siano toccati da Lui e vivano il Vangelo per cercare, senza cercare altro. Solo una Chiesa ricca di testimoni potrà ridare l'acqua pura del Vangelo alle radici dell'Europa. E così, bella soluzione mi sembra del problema se le radici dell'Europa siano cristiane oppure no. A quanto pare il Papa non si vuole appropriare delle radici, ma sente il bisogno di dire che la Chiesa ha un'acqua capace di rigenerare le radici. Molto bello. Torniamo con queste parole all'orizzonte della fede elementare che il cristiano è chiamato a suscitare e a promuovere nel mondo. Una fede capace di superare tanto le presunzioni della modernità quanto la crisi di fiducia del postmoderno, generando, riprendo ancora il padre Theobald, uno stile di autenticità, ospitalità, libertà nel dono di sé. Secondo punto, mi avvio così alla conclusione, ma ho ancora qualcosa da dire. Tutto scaturisce da un cuore evangelico, ovvero, per tornare al linguaggio del Papa, è questione di sentimenti. Sentimenti non nel senso di sensazioni, impulsi o emozioni, sentimenti come modalità con cui ci si rapporta alla realtà, cioè il nostro sentire il mondo, sentire gli altri, che per un cristiano, il Papa ci ha detto, non possono essere queste modalità che quelle di Cristo. Senz'altro dunque umiltà, disinteresse e beatitudine. Ma permettetemi di allargare qualche piccolo orizzonte oltre questi 3 richiami fondamentali. Anzitutto ricordando come Gesù stesso presenti la sua umiltà connessa con la mitezza. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Colui che ha svuotato se stesso nell'incarnazione e nella Pasqua è anche colui che può relazionarsi a ogni uomo senza nessuna volontà di dominio, di possesso, di giudizio. In un mondo tutto percorso da violenze e sopraffazioni, la testimonianza della mitezza è un segno disarmato, ma potente e capace di suscitare stupore e domande. Non abbiamo bisogno di strutture e linguaggi che dicano opposizione e potenza, ma di parole e gesti di mitezza, ovvero, come insegna il Benedictus, nuova traduzione, di tenerezza e misericordia. Lontano da noi quindi ogni intenzione di metterci in gara con quanto a livello ideologico e di poteri caratterizza questo mondo. Alla presenza dei discepoli di Cristo nel mondo va dato il carattere della consegna di sé, come agnelli in mezzo a lupi, perché conformi a colui che è apparso al mondo come un agnello mansueto che viene portato al macello. Il carattere della mitezza
pone la Chiesa necessariamente accanto a coloro che nel mondo sono senza potere e che si offrono nella loro nuda povertà ai fratelli. La scelta prioritaria dei poveri non è una scelta sociale, è una scelta cristologica, perché là Cristo si è posto e là ha chiesto di essere riconosciuto. Ma prima di dire ancora qualche parola al riguardo della povertà, permettete che proponga alla nostra considerazione un altro sentimento proprio di Cristo e che siamo chiamati a vivere nel nostro tempo. Mi riferisco a connotare ulteriormente l'invito al disinteresse che il Papa ci ha fatto come presupposto di una Chiesa e credenti non chiusi in se stessi, nella propria autoedificazione, autoreferenzialità, per scegliere l'orizzonte di una Chiesa in uscita e a completare l'esortazione a cercare l'interesse dell'altro con l'invito a farci servi gli uni degli altri. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Sia all'interno della comunità, sia nello stare nel mondo, il cristiano si riconosce per la sua attitudine a mettersi in relazione con l'altro e a farlo con uno stile di servizio. Occorre pensare a una pastorale, a una testimonianza che si costruiscano sulle relazioni, lasciando al passato forme istituzionali di presenza che rischierebbero solo di impallidire oggi di fronte ai poteri del mondo e soprattutto di tradire il cuore del Vangelo, che è un cuore di dono. E il termine dono mi impone di ritornare sulla questione dei poveri. L'attenzione alla fragilità accanto a noi, il farsene carico, è un altro atteggiamento che segna la trascendenza cristiana rispetto a ciò che appare nell'umano. Laddove non si può attendere nulla di umanamente reciproco, ma appunto solo l'attesa del dono, lì è il luogo dei credenti in Cristo, oggi come non mai, nel contesto di una cultura in cui dominano invece i principi dell'efficienza e dell'utilità, i principi che creano esclusione. Il presidente Davide Sassoli ci ha detto che oggi alcuni ritengono che la ricerca della felicità per la nostra società sia legata alla liberazione dai vincoli, dai legami, ma la storia e il presente mostrano che solo il rafforzamento delle relazioni può aiutare a superare gli ostacoli alla felicità e solo insieme possiamo non solo salvare noi stessi, ma anche essere fattore di promozione umana per tutti nel mondo. Ecco, vorrei commentare questi richiami del Presidente ricordando che proprio sulla felicità il Vangelo ha qualcosa da dire, perché nel Vangelo la felicità si chiama beatitudine e la beatitudine non è accumulo di potere o di ricchezza che ci mette in sicurezza, ma capacità di servizio ed esercizio di misericordia. Tessere fra loro fede, cultura e incarnazione nel tempo della crisi, in esperienze nei territori, prendono queste esperienze, spazi di forme come spazi di formazione, promozione della riflessione e del dialogo, l'espressione dell'arte e la sua comprensione, le esperienze di incontro, ci ha detto il professor Ardiano Fabris, necessitano però tutto questo di sinergia, di funzione critica, di verità testimoniata, di coinvolgimento nell'attenzione alla verità, di un percorso dall'abitare l'umano al trasfigurarlo. Infine faccio mie e nostre le riflessioni di Monsignor Basilio Petrà, che ci ha rinviato alla radice della cristologia del nuovo umanesimo. Lui, Gesù, l'uomo nuovo che entra nella condizione del servo e in questo svuotamento rivela il volto di Dio e ne vive l'esito della vita nuova, la vita risorta. Questo ritorno alla persona di Cristo è il criterio supremo della forma, dello stile di vita cristiana. E lo aveva ben compreso Giorgio La Pira, come ci ha riproposto Monsignor Petrà. Non ci mancano dunque tracce, anche vicine,
per individuare in cammino. Concludo riprendendo l'invito del padre Theobald alla vocazione del Vangelo ad essere presenza nel mondo di persone da esso abitate. Una presenza che non si oppone, ma si fa vicinanza, accoglienza, ospitalità, gratuità sul piano personale e su quello sociale, offrendo ragioni di fiducia al mondo e rigenerando i luoghi in cui questa può radicarsi e dare frutti: la famiglia, l'educazione, la partecipazione sociale, la vita politica. Ci attende un tempo di impegno, di conversione, di nuovo umanesimo.